Questo è il momento dell'assaggio. Oggi vado a fare una ricetta che ho trovato. Questa non è una ricetta storica o che comunque ha una base. Il nome sì è storico, ma io l'ho trovata su internet. Mi ha talmente affascinato che ve la ripropongo. La shakshuka, loro la chiamano bianca, io la chiamo verde. La shakshuka verde. Non sapete cos'è la shakshuka? Andate nel canale e andate a cercarla perché è un piatto assolutamente straordinario. Cominciamo, chiacchiero sempre troppo, cominciamo. La ricetta non è assolutamente difficile. Allora, in una casseruola accendete il fuoco e il consiglio che vi do, mettetelo subito medio-basso, non serve che sia molto, molto alto. E ci vado a mettere il burro. Potete scegliere anche l'olio, ma poi vedrete che il burro è quello più corretto in questa ricetta. E cominciamo a fonderlo. Nel frattempo vado a preparare le verdure. Parto dal cipollotto. In questo momento prendo solo la parte bianca. Quindi solo la parte bianca. Ecco qua. E lo vado a affettare abbastanza finemente. E lo vado a mettere nella casseruola. Ve l'ho detto, lo ripeto, fiamma medio-bassa, se non addirittura bassa. Un peperone verde, in realtà questo è bicolore. Tolgo la parte filamentosa che c'è all'interno e anche tutti i semini se ci sono. E poi si affetta finemente. E si vanno a mettere nella casseruola. Ecco qua. Sempre fiamma piuttosto bassa, eh? Peperoncino. Ora, questo vi sfido a trovarlo uno un pochino più grande. Questo è parecchio grande, però è piccante, ma non in modo esagerato. Per cui scegliete voi anche il grado di piccantezza che volete. Io questo lo metto tutto, ma perché so che poi non è così piccante. Un pochino di peperoncino lo tengo, il resto lo metto dentro. Quando i peperoni si sono leggermente ammorbiditi, 3-4 minuti di cottura al massimo, si vanno ad aggiungere gli spinaci. Allora, se trovate lo spinacino, ancora meglio, va benissimo. Io stamattina ho trovato gli spinaci, quindi si mettono gli spinaci. Se volete, proprio spezzateli un pochino a mano, ok? E lo faccio mettendoli dentro, proprio così, eh. Potete fare a coltello, ma insomma si fa a mano. Con lo spinacino, essendo una foglia più piccolina e tra l'altro anche meno tenace, questo lavoro non ha assolutamente senso di esistere. Una delle cose che mi fa impazzire della verdura a foglia verde, così che quando incontrano il calore, cose, tirano fuori una brillantezza che è una meraviglia. Quando si ammorbidiscono, vedete quanto si sono ridotti tantissimo. Una volta che sono completamente ammorbiditi, proseguiamo la ricetta e aggiungiamo la panna. Ecco qua. Si aggiungono le spezie, cumino e coriandolo. Si dà una prima girata. Sale. Non esagerate, mettetene un pochino. E pepe. Uno spicchio d'aglio, lo vado a mettere nella casseruola. Volete la verità? In realtà io me ne sono dimenticato l'aglio. Ho guardato lì e ho detto no, l'aglio non l'ho messo, ma va bene ancora, va bene anche ora. Però se rifarete questa ricetta mettetelo praticamente all'inizio. Feta, la taglio a dadini e la metto nella casseruola. Copro e lascio cuocere fuoco basso, mi raccomando, è fuoco veramente basso. 3-4 minuti, 3-4 minuti al massimo. A dopo. Ecco qui. Allora, vado a creare, ma insomma se mi riesce bene, se non mi riesce, pace, anzi, prima giro un attimino così tutto è distribuito perfettamente. Ora vado a creare proprio l'alloggiamento per mettere le uova.
Ma non si crea granché bene. Ma non importa, via. Tanto verrà bene ugualmente. Cominciamo. Primo uovo, secondo uovo, terzo uovo e invece il quarto uovo, siccome a me piace col torlo fondente, lo divido, metto prima il bianco da una parte e il torlo dall'altra, quindi faccio un po' di spazio, metto il bianco così. Perfetto. Ora vado a coprire. Lascio coperto per un paio di minuti, 3 minuti e poi proseguiamo perché andrò a mettere il tuorlo. Ora apro. E ora non è facile ritrovare dove ho messo l'albume, ma era qui. Metto ora il tuorlo per averlo fondente. E comincio a salare le uova. Per questo prima di sale non ho messo tantissimo, perché poi le uova vanno salate. Nel mio tuorlo metto anche un pizzico di pepe, ma faccio così, la metto anche su questo. Ok. Copro. Uno, ma dico 1 minuto e poi si assaggia. Spengo il fuoco. Apro. E ora si va a mettere il peperoncino e il cipollotto, la parte verde del cipollotto. Ora si assaggia. Questo è il momento dell'assaggio. Prima però di rompere l'uovo, voglio assaggiare le verdure. C'è anche un peperoncino, Allora, è confermato che il peperoncino è molto aromatico, leggerissimamente piccante, è di una bontà assoluta. Vi dico la verità, io sono un amante delle uova incredibili, ma già così, già mangiato solamente queste verdure cotte in questo modo, così speziate, è una cosa assolutamente fantastica. Quindi vi faccio l'ultimo assaggio delle verdure da sole col pane. Ora è il momento delle uova. In realtà ce le ho lasciate un po' di più. Mi piacciono ancora più fondenti, però così va bene. Allora, vi devo dire, ne faccio tante di ricette io. Alcune che sono assolutamente spettacolari. Questa è la classica ricetta che sorprende, nel senso che è talmente buona che uno dice: ma davvero non ci ho mai pensato a fare una cosa del genere? Vabbè, io me lo finisco, d'altronde questo era l'uovo, oppla, l'uovo fatto per me. Oh mamma mia, ho preso un pezzettino di pane un po' troppo piccolo. Alla prossima!